Con Pierre Lisbelletta al via della seconda tappa della settimana Coppie Bartali, come sta andando questo inizio di stagione? Allora, diciamo non benissimo, abbiamo fatto fino adesso tre gare con i dilettanti e una gara con i professionisti di Leguaglia, questa qua è la nostra seconda gara e non ho raccolto ottimi risultati direi, però siamo solo all'inizio stagione, quindi non me ne faccio un grande problema per il momento, anche se so che c'è ancora da lavorare tanto. E qua il livello è davvero alto, siamo partiti subito fortissimo ieri e la tappa era corta, oggi è un po' più lunga, un pelino forse più dura e non sto tanto bene perché sono un po' influenzato, non so se si sente da come parlo e ho raffreddore, un po' mal di gola, avevamo un ragazzo amato qua in squadra, quindi siamo tutti un po' acciaccati, già anche la gara di Monte Cassiano e niente, vediamo come va, speriamo che non peggiori e teniamo duro finché si può. Anche perché questa è un'annata importante per te, per cercare magari di arrivare in un ciclismo di livello più alto, diciamo così. Sì, diciamo che ogni gara è sempre un'opportunità che se non è conclusa al meglio è sempre un po' un'opportunità persa, però vediamo, dai, siamo solo all'inizio della stagione, sono sempre in questo periodo dei malanni fisici che colpiscono non solo me ma in generale un po' tutti e vediamo di riprenderci al meglio, speriamo di concludere questa tappa e di uscire con una buona gamba per i prossimi appuntamenti. Ultima cosa, riuscite ad allenarvi insieme qualche volta tu e Dario? Sì, adesso lui è in Belgio, oggi inizia l'Olympia Tour e quando siamo a casa spesso ci alleniamo insieme e niente, lui adesso ha anche lui degli appuntamenti molto importanti, dovrebbe, diciamo, uno dei suoi obiettivi il Giro del Belvedere e adesso lì è in Belgio a fare un'ottima gamba, no? Per fare un'ottima corsa tappe. E sì, ci alleniamo spesso insieme, quindi è il mio compagno di allenamento di fiducia, diciamo. Ok, grazie mille. Niente, grazie.